Benvenuti a questo nuovo esercizio. Dobbiamo costruire questo solido di cui disponiamo solo la geometria, non la storia e le quote. Le quote, le misure le possiamo ricavare dalla geometria. Fa parte della prolunga per RJ 45 ed è la piastra su cui poi viene collegata la circuiteria elettronica della prolunga. È un pezzo molto semplice, confronto ai due gusci che abbiamo già modellato, 27 e 28. Sicuramente questo è tutta un'altra difficoltà, cioè è senza difficoltà. Potremmo farlo con uno schizzo solo perché tutto sta su un piano, però verrebbe uno schizzo pieno di quote, di vincoli. Preferisco farlo in passaggi successivi, cioè il primo passaggio sarà quello di costruire tutto il guscio senza questa lavorazione e lavorazione davanti, tutto il guscio, tutta la piastra. E poi successivamente andare ad aggiungere le lavorazioni da una parte, queste tre perlomeno, foro, scasso, questo scasso dietro, specchiarle e poi aggiungere l'unica lavorazione singola che è questo foro davanti. Allora, per prima cosa controlliamo le unità di misura. Pollice, grado e ci siamo, 8 e 8. Perfetto, se non lo trovate così, mettete in questa maniera, chiudi. Poi creiamo un nuovo file, nuovo, dove andremo a lavorare. Prendo i miei, anzi in pollici, i PT. Norme anzi pollici. Poi dividiamo lo schermo in due parti, ingrandiamo un po' di più questa parte di qua dove andremo a lavorare, mentre qui andiamo solo a leggere misure e cominciamo col primo schizzo, che è lo schizzo del corpo intero, della piastra intera. La facciamo sul piano XY. Allora, linea. Linea, 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 linea. Ok. Chiudiamo. Poi andiamo a mettere questa orientata secondo l'asse Y. Mettiamole perpendicolari. Mettiamo uguali questa parte e questa parte, e possiamo farlo anche per questa e questa. Oh, chiaramente questa deve essere diretta, parallela, questa l'abbiamo scordata, parallela alla parte dietro più larga. 6 quote necessarie, 2 sono la posizione e 4 sono dimensioni. Allora possiamo quotare questa lunghezza. Qui andiamo a misurare. Possiamo fare punto punto in maniera che controlliamo anche la direzione. Quindi da questo punto a questo punto. La direzione è soltanto Y, quindi è una componente solo su Y ed è questa. Ctrl C, torniamo di qua e mettiamo la quota. Ctrl V. Ok. Poi andiamo a quotare la lunghezza globale, quindi qui misuro da questa a questa. Qui non prendo punti, prendo linee parallele fra di loro, lo vedo, 2 in X. Ctrl C e di qua quotiamo le stesse linee, 2. Poi quotiamo o da questo punto a questo o da questo a questo. Potrei anche in questo caso prendere questa lunghezza, misurare questa lunghezza invece che fare punto punto e prendere solo la componente su X. Non me la dà, punto punto e mi darà la componente su X. Punto punto la componente su X è questa, 0,68 Ctrl C e qui quota. Questo, quota di questo, Ctrl V e diamo l'ok.
tre quote necessarie, due sono di posizione, una è sicuramente questa larghezza qui. Allora, cominciamo a metterla, così questo diventa due quote necessarie, solo il posizionamento. Poi andiamo di qua e leggiamocela, misura da punto a punto. Bene, non c'è componente su X, c'è una sola componente su Y, ma è un numeraccio. Ed è inutile che tenti altri modi di leggere quella quota perché quella è. E perché un numero così? Questo pezzo, insieme agli altri mod 026 e mod 027 che abbiamo già fatto, mod 29 e 30 che dobbiamo fare, servono a costruire un assieme. Questo assieme serve per un filmato a mostrare come si lavora per correggere gli errori. Quindi, in qualche maniera ci devono essere degli errori. E qui c'è sicuramente una quota un po' strana, ce la teniamo così. Fino adesso di là non le abbiamo accettate, ma abbiamo trovato sempre la strada per uscirne. Qui no, è inutile che tentiamo, quindi qui CTRL V e mettiamo quel numero 5, 6, 2, 4, eccetera, eccetera. Due quote necessarie, posizioniamo questo punto, il punto medio, nel punto centrale. E lo schizzo è completamente vincolato, fine, sistemiamo l'inquadratura, imposta vista corrente. Adatta la vista, mettiamo a posto anche in questo file che in questo momento stiamo costruendo le unità di misura ai decimali, le unità di misura pollici, grado, ma vedete che i decimali non ci siamo, quindi 8 e 8, qui chiaramente cambieranno le quote e sono adesso, le vediamo, corretta, corretta, corretta. Questa è una quota che viceversa ci avrà problemi, ci darà problemi poi nell'assieme, ma per il momento ce la teniamo così. Lo schizzo è finito, c'è da fare l'estrusione. Andiamo qui a misurare. Misuro l'appurato che sta sul piano il pezzo, non vado faccia a faccia, ma misuro solo questo spigolo. Questo è il valore dell'estrusione. Vado di qua e estrudo questa superficie per questo valore. Ok, e la piastra è costruita. Andiamo a inquadrarla e andiamo avanti con la prossima lavorazione. Prima però salviamo il file, salva col nome, piastra, circuito elettronico, filmato. Tratto 000, la prima versione, salva. Facciamo questo scasso, copia schizzo, rettangolo, vincoliamo allora questo con la proiezione di questo, poi tre perpendicolari, uno, questo, questo, questo. E questo con questo. Poi cominciamo con le quote, tre quote. Allora, la lunghezza di questo segmento di qua misuriamo da questo spigolo a questo spigolo, componente solo su X 0625 e quindi di qua quotiamo CTRL V e diamo ok. Poi la posizione di qua, sempre misuriamo spigolo spigolo, così abbiamo tutte le componenti. 0,5625 solo su X, CTRL C, di qua quota, da qui a qui, mettiamola di qua, CTRL V invia. E poi ci è rimasta una sola quota necessaria, questa lunghezza di questo spigolo qui. Anche qui facciamo una misura punto punto, 1, 2. Non abbiamo componente Z, non abbiamo componente X, abbiamo una componente su Y, ma è un numeraccio. Allora, alle solite, questo sarà un esercizio usato per un assieme, per la modifica degli assiemi. Analisi degli errori negli assiemi, nei componenti, modifica, quindi
quindi qualche errore c'è dentro. Quindi questo numero ce lo teniamo così com'è, sarà poi l'assieme a dirci se è corretto o meno. Qui mi quota CTRL V invia. Completamente vincolato, fine, estrudi, a tagliare tutto, ok, inquadriamo, prossima lavorazione, questo scasso che non è rettilineo, questa mezza, questa nicchia con questa parte circolare, e la facciamo sempre da questa parte, ovviamente nelle Y negative, la facciamo sempre con uno schizzo su questo piano. Poi facciamo un cerchio e poi facciamo tre linee, una serie di tre linee, una, due e tre. Ok, adesso incominciamo a mettere a posto il tutto. Quindi questa la facciamo coincidere con la proiezione. Poi mettiamo due perpendicolari. Ok, e poi mettiamo due tangenze. Perfetto, ora allunghiamo e tagliamo quello che c'è da fare. Estendi, una, due, taglia. E siamo alle quote, tre quote necessarie. Allora, il diametro, il raggio, meglio, della circonferenza. 0,625 CTRL C, quota CTRL V, via raggio, e diamo la conferma. La lunghezza di questa parte rettilinea. Allora, facciamolo come misura fra due punti. Anche qui di nuovo torniamo ad avere un numeraccio 0,062 e non ha componenti X, non ha componenti Z, e ancora qui probabilmente questo è sbagliato. Teniamoci questo numero e di qua andiamo a quotare. CTRL V, via posizione Y e diamo l'ok. Ci è rimasta la posizione, quindi la distanza tra questo spigolo e questo spigolo. Ho ancora una quota sola necessaria. Di qua misura 1, 1, 2. Faccio punto punto perché così ho anche le componenti, eventualmente ci fossero. Non ci sono, c'è solo la componente X di 0,09, copia e qui vado a mettere la mia quota da questo a questo, CTRL V e diamo l'ok. Bene, è completamente vincolato. Fine, estrudi questo a tagliare ancora tutto e diamo l'ok. Anche la seconda lavorazione è terminata. Questo foro. Avvia schizzo, qui, punto, ok, mettiamo le quote subito, poi andiamo a leggere da qui a qui, la mettiamo qui e da, ok, e da qui a qui, la mettiamo qui, e ok, ci sono tutte e due, fatemi tirare fuori questa qui. Che è più chiaro così. Andiamo a misurare. E guardate, faccio un mestiere, misura dal centro di questa circonferenza direttamente allo spigolo, in maniera che ce le ho tutte e due sulle componenti e sono uguali 0,0625 CTRL C e qui faccio così, CTRL V e qui per dirgli che sono uguali gli dico che è questa. Ok, tanto erano uguali. Perfetto, completamente vincolato. Fine. Qui c'è da fare un foro. Leggiamoci il valore della
diametro di questo foro che è 0,03 contro il C. Diamo un occhio che sia fatto, che sia un foro passante. Esatto, ok, ripristiniamo la figura, quindi di qua foro, eccolo qua, allora passante senza sede, tutto 0,03, ci siamo, a posto, diamo l'ok, tieni in mente l'ultimo utilizzo, quindi siccome ho fatto prima per provare le lavorazioni il pezzo, chiaramente qui ce l'ha, ok. Queste tre lavorazioni adesso le specchiamo tutte e tre per poi andare ad aggiungere l'ultima lavorazione. Specchio, lavorazioni, foro, estrusione e estrusione. Il piano di specchio è ZX. Questo è perché abbiamo scelto il punto centrale dello schizzo come punto combaciante con l'origine, quindi piano centrale è lo ZX. Diamo l'ok. E abbiamo messo anche lo specchio delle lavorazioni. Ci rimane l'ultimo foro da fare. Allora, ancora è uno schizzo su questa superficie, è ancora un punto. Ok, andiamo a quotarcelo da qui a qui e lo mettiamo qui, qui e da qui, ok, e da qui a qui. E lo mettiamo qui e diamo l'ok. Adesso ci andiamo a leggere qua i valori, misura, punto centrale, il ritento il colpo, punto centrale dallo spigolo, e questa volta mi va male perché sono diverse, quindi prima ne metto una e poi metto l'altra. Allora la posizione X, cioè è questa 02 18 75 contro il C ed è questa contro il V e do l'ok. Devo rifarla la misura perché chiaramente si è persa il tutto di qua. Misura dal centro a questo spigolino qui e la componente su Y è 15 625 contro il C, contro il V, tiriamo via posizione Y, spostiamo la finestra e diamo l'ok. Anche questo schizzo è completamente vincolato, fine, andiamo a leggerci il diametro, abbiamo finito. Il diametro è 0,125, un ottavo di pollice, contro il C, andiamo di qua e facciamo il nostro foro. Da 0, qui facciamo un bel CTRL C, CTRL V, scusate, CTRL V, però il resto dei parametri sono giusti, passante senza sede e diamo l'ok. E il pezzo è terminato. Ora potremmo fare il solito controllo. Prima però salvo, il nome ce l'ha già, e poi farò il controllo. Verifica, piastra il file dato, proprietà fisiche, precisione, cambia poco perché poi se metto molto alta non cambiano nemmeno i numeri, comunque molto alta, e di questo facciamo una fotografia e temporaneamente questa fotografia la portiamo fuori schermo. Chiudi. Quindi questo è le proprietà del file assegnato senza browser. Di qua, proprietà, anche loro molto alta, anche loro cambia poco. Spostiamo qui, recuperiamo l'immagine e andiamo a controllare massa 3 zeri 94 15, massa 3 zeri 94 15, alla quinta cifra decimale, alla quinta cifra utile. Quindi 4 c'è una differenza. Area 2.2211, 2.2212, anche qui alla 1, 2, 3, quinta cifra c'è la differenza.
volume 0,05745, 0,05745, qui addirittura la differenza è nella, anche qui comunque nella quinta cifra utile. Direi che a questo punto i due pezzi sono perfettamente identici, possiamo chiudere il tutto, chiudere anche l'immagine e anche questo esercizio è terminato. Vi ricordo che insieme al 26-27 già fatti e con il 29-30 ancora da fare, costituiscono un assieme che poi andremo a montare e sul quale poi andremo a fare operazioni di controllo e modifica. Bene, se vi è piaciuto il filmato mettete un like. Vi ricordo iscrivetevi al canale in maniera da rimanere aggiornati in tempo reale su tutti i nuovi filmati e non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.